Una grande arena dipinta dal sangue. Un gigante ucciso, un debito completamente saldato. Ma prima di aiutare il nostro cavaliere, il re dovrà riunire la sua corte dei morti. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Darksiders 2. Oggi vedremo cosa c'era dentro la grotta in cui ci siamo fermati nello scorso episodio. Ci eravamo fermati giusto davanti alla grotta. Aspettate, ok. Perfetto. Però prima di entrare, non vorrei mai che ci fosse un boss lì. Direi che faccio un giro qua. Torno un po' indietro e faccio il giro a vedere se trovo qualche pozione o qualcosa. Che perlomeno non vado proprio con nulla. Eh no, qua non c'è niente. Mannaggia la miseria. Maledizione. Vabbè. Vabbè. Non ci possiamo fare nulla. Lo affronteremo così, con la vita che abbiamo adesso in questo momento. Ah, invece mi è venuta in mente un'altra cosa. Proprio niente, direi di no. Ah, solo l'equipaggiamento quello. Vabbè, potenziamoci a sto punto. Ecco, ho sbagliato di nuovo. Questo però potrei potenziarmelo. Danni da perforazione, danni da gelo. Proverò a tenere, ad utilizzare più che a tenere questo spadone. E intanto mi potenzio le falci. Sacrificio. Molto bene. Le falci sono a livello 12. Perfetto. Andiamo a vedere cosa c'è dentro a questa famigerata grotta. Diamo un salvataggio.
e ci inoltriamo. Speravo che sarebbe arrivato un campione in grado di affrontare la corruzione, e tu hai fatto molta strada, cavaliere. È un peccato che il tuo viaggio finisca qui. Veramente dura senza neanche le pozioni. Come potrei mai fare sta cosa? Mercante non l'ho visto. Le avrei dovute comprare prima, questo è il fatto. Allora, quest'arma devo dire che è veramente buona, anche se è la prima volta che uso uno spadone. Sono veramente soddisfatto da quanto è buono, per cui lo potenzio anche molto volentieri. Gli ho messo il furto energia, che spero che sia qualcosa di veramente buono sto furto energia. Ma qua non c'è veramente niente. Dai, una pozione, un qualcosa. Qualsiasi cosa, dai, su. Cristo. Allora, qua devo continuare a battermi finché non ci riuscirò a sconfiggerlo. Speravo che sarebbe arrivato un campione in grado di affrontare la corruzione, e tu hai fatto molta strada, cavaliere. È un peccato che il tuo viaggio finisca qui. Allora. Ah.
ma dai. Non puoi opporti a me. Posso morire proprio adesso. Eccolo là con le sue combo. Quante volte mi attacchi con sta mossa del cazzo? Dal signore delle ossa, persino in giudizio. Ah, allora, però pensavo di morire anche stavolta, sinceramente me la son vista brutta. Comunque verso la fine ero quasi sicuro di essere morto. Vabbè, l'importante è che sia finita la missione, cioè che sia stato sconfitto l'ultimo signore dei morti. E per cui adesso rimane soltanto da riportare i signori, i tre signori dei morti recuperati in precedenza, cioè recuperati adesso tutti e tre insieme, li riportiamo dal signore delle ossa e vediamo cosa mai ci potrà fare.